Il Santo Padre, dopo attento e ponderato esame, ha dato il suo augusto consenso alle richieste di religiosi e laici che impetravano l'apertura della causa di beatificazione di Sua Eccellenza Monsignor Giuseppe Cognata, salesiano, vescovo di Bova. Un annuncio che anche come diocesi di Tivoli, dove c'è la casa generalizia delle cari salesiano oblate del Sacro Cuore e dove sono custoditi i resti mortali del servo di Dio, Monsignor Cognata, abbiamo accolto e condiviso in quella mattina con immensa gioia, vedendo riconosciuta l'innocenza di un uomo, un consacrato, un vescovo, un fondatore, toccato dall'amore misericordioso del Padre e che ha guardato e agito verso il prossimo con misericordia. In data 15 aprile 2020, la Congregazione delle Cause dei Santi, con lettera inviata al Consolatore Generale dei Salesiani, Don Pierluigi Cameroni, a firma di Monsignor Marcello Bartolucci, segretario della medesima congregazione, comunicava: sono lieto di informarla che la Congregazione per la Dottrina della Fede e il Santo Padre, dopo attento e ponderato esame, ha dato il suo augusto consenso alle richieste religiosi e laici che impetravano l'apertura della causa di beatificazione di Sua Eccellenza Monsignor Giuseppe Cognata, vescovo di Bova. Nel nome di Dio, io, Mauro Parmeggiani, vescovo di Tivoli e di Palestrina, giuro di adempiere con fedeltà e diligenza il compito che mi spetta nell'inchiesta sulla vita e sulle virtù eroiche, nonché sulla fama di santità e di segni del servo di Dio Giuseppe Cognata. Come pure giuro di voler restare libero da compromessi e condizionamenti. Dichiaro di aver ricevuto dal cancelliere vescovile diocesano gli atti della sessione di apertura dell'inchiesta e i summenzionati documenti. Tivoli, 12 dicembre 2020. Voglio visitare e confortare non solo tutti i paesetti della diocesi di Bova, ma anche i gruppi di povere famiglie sparse qua e là nei luoghi più remoti e inaccessibili. Nacque così l'8 dicembre 1933, anno santo della Redenzione, la Congregazione delle Salesiane Oblate del Sacro Cuore. Ma nel 1939, tre anni dopo, una bufera infernale si scatenò contro il fondatore e la sua istituzione. Il 20 dicembre 1939, il Santo Uffizio, sulla base di false accuse, condannò ingiustamente Monsignor Cognata alla destituzione dalla dignità episcopale, all'allontanamento dalla diocesi e dall'istituto da lui fondato. Egli visse per lunghi anni nel silenzio e nella solitudine. Nella Pasqua del 1962 venne reintegrato da Papa Giovanni XXIII nell'Episcopato. Per volontà di Papa Paolo VI partecipò al Concilio Vaticano II e il 29 gennaio 1972 ebbe la gioia di sapere il suo istituto
riconosciuto con decreto di lode da parte della Santa Sede. È uno dei tanti, dicevo allora, direi, vescovi del silenzio che hanno sofferto le loro sofferenze in silenzio e alla fine la giustizia è uscita fuori. La Divina Misericordia ha mandato un raggio della sua luce su queste persone che però sono state obbedienti alla Chiesa, non hanno mai fatto niente per bypassare, sempre obbedienti in silenzio. Ma a Monsignor Cognata vorrei chiedere di intercedere perché nella Chiesa e nella società cessi il diffondersi di quell'altro virus dal quale Papa Francesco non smette mai di mettere in guardia, che è il virus della calunnia, della maldicenza, della falsità.